La sfortuna si è accaduta contro di me, i miei compagni, sono caduto a un certo punto in gara, mi sono veramente tutto strusciato. La malchance, o sfortuna che dir si voglia, aspettava Damiano Cunego a meno 99 km dall'arrivo. Un forte vento, un rallentamento e i freni tirati troppo tardi. Attimi, frazioni, leggeri come un soffio che ti trascinano giù sull'asfalto, che brucia a contatto con la pelle. E poi chissà cosa ti passa nella mente in quel momento, dopo la paura e lo spavento, quell'altalenarsi di dubbi che ti assillano il cuore, poi la corsa per rimontare gli avversari che attaccano, e forse la testa che comincia a pulsare, stanca di controllare, di pensare e di impartire ordini alle gambe che diventano pesanti. 27 secondi di ritardo sul traguardo per Damiano Cunego, che tradisce l'emozione con un filo di voce, e la rabbia, quella di uno che è venuto qui sacrificando tanto, per far bene, combattendo e forte, contro quella tensione che talvolta puoi pagare ad un prezzo altissimo. È il Tour, qui, che detta le regole, severe e senza appello. Bisogna riuscire a non farsi piegare, al contrario, reagire alla sfortuna pedalando forte, più forte che mai, contro tutto. Buonasera dalla regione dell'Alvernia. Le grandi montagne non sono ancora arrivate, ma come abbiamo ascoltato da Alessandra De Stefano, per Damiano Cunego è già un Tour de France irto di ostacoli. In ritardo oggi il veronese, condizioni fisiche preoccupanti. La sintesi di questa tappa di Aurillac con Davide Cassani. Seconda, Ciccio Centrale, con 5 Gran Premi della montagna non troppo difficili, ma con il vento per lo più trasversale a rendere la tappa molto insidiosa. Dopo un traguardo volante vinto da Hunter su McEwen, ecco la prima fuga di giornata. Millar, Florencio, Vogt, Barredo, Scholz e Vogernar. Millar è quinto in classifica, quindi non viene lasciato andare. Sono gli uomini di King Kirchen in maglia gialla a lavorare. Ma guardate, una caduta a 100 km dall'arrivo. Tra i coinvolti, Flecha, Jegu, che sarà costretto al ritiro, e il nostro Damiano Cunego. Il gruppo si spezza in tre tronconi. Là davanti 25 atleti, poi il gruppo più numeroso, ma guardate dove si trova in questo momento Damiano Cunego. È tra le ammiraglie, è rimasto coinvolto nella caduta e piano piano sta cercando di rientrare aiutato dai compagni di squadra. La CSC Saxo, la squadra dei fratelli Schleck e di Sastre, si rende conto della difficoltà di uomini pericolosi come De Volder, Cunego e Samuel Sanchez e inizia un forcing serrato, addirittura cancellare a condurre le danze. E Damiano Cunego ad inseguire, il panico, la paura di perdere tanti minuti e pregiudicare il suo Tour de France. Il ritardo è di 40 secondi ma viene aiutato dai compagni di squadra. Queste forze spese nell'inseguimento, Damiano Cunego non se le ritroverà nel finale. Dura più di 30 chilometri questo tentativo della CSC. Ripetiamo, ci sono tutti i grandi della classifica, ad eccezione di Schumacher, Cunego, Samuel Sanchez e De Volder. A meno 65 chilometri dall'arrivo, finalmente tutti insieme, Damiano Cunego è tornato con il gruppo dei migliori. Tutto da rifare, comincia una salita di seconda categoria. Passo Peyrol e passo Entremont, ci prova Vincenzo Nibali. Con lui tre spagnoli, si tratta di Luis León Sánchez, Jufré e De La Fuente. Due uomini della Sonia Duval, un gregario di Valverde e il nostro Vincenzo Nibali che cerca il riscatto dopo la debacle di ieri. Sul penultimo Gran Premio della montagna il vantaggio dei quattro è di un minuto nei confronti di Astarloza che nel frattempo si è sganciato dal gruppo che transita sul Gran Premio della montagna ad un minuto e 30 secondi. Inutile l'inseguimento del corridore della Euskaltel Euskadi, verrà riassorbito dal plotone nel tratto pianeggiante prima dell'ultima salita. 11 chilometri all'arrivo, 1700 metri al 10%. Il vantaggio è troppo esiguo per i quattro al comando, 30 secondi. Dietro, nel frattempo, c'è uno scatto di Schumacher. Che ieri ha perso la maglia gialla ad opera di Kim Kirchen. Eccolo il tedesco. Si porta con sé un altro gregario di Valverde, Pereiro. Oggi la Caisse d'Epargne ha dimostrato di essere senz'altro la squadra più forte. Là davanti Vincenzo Nibali non riesce a tenere la ruota di De La Fuente. Dietro il gruppo tirato da Sanchez si riporta sul corridore al comando. Ci sono 25 atleti a giocarsi questa tappa. Cunego purtroppo rimane attardato. Ed eccolo il drappello che andrà a giocarsi questa tappa di Aurillac. Tra i più veloci, Valverde, il nostro Pozzato e Kim Kirchen. Ancora un inseguimento per Damiano Cunego che questa volta però non riuscirà a rientrare.
In discesa l'attacco a sorpresa, dal momento che era stato in fuga per più di un'ora, Luis León Sánchez. Un'azione fantastica per l'uomo di Valverde, e proprio il capitano della Caisse d'Epargne si rende conto che per il suo amico è la giornata buona per vincere questa tappa. In volata Schumacher, precede Pozzato e Kingfisher. 6 secondi sono sufficienti per una vittoria che merita questo ragazzo murciano come Valverde. Per Damiano Cunego il ritardo sarà di 27 secondi. In classifica generale Cunego deve inseguire adesso a 2 minuti e 9 secondi nei confronti di Kim Kirschen. Proprio le cose sono andate proprio storte, quindi proprio non so neanche cosa dire, tranne che ringraziare il cielo che siamo riusciti ad arrivare anche oggi. Questa è la parte agonistica, ma una brutta notizia è stata diramata in questi minuti qui al Tour de France. Un corridore della formazione Liquigas, l'esperto Manuel Beltrán, uno spagnolo di 37 anni, alla sua 14ª stagione da professionista, è stato trovato positivo all'Epo. Verrà immediatamente cacciato dal Tour de France e, se sarà confermata la sua positività anche dopo le controanalisi, licenziato dalla squadra. Vi parliamo della tappa di domani, da Figeac a Tolosa, 172 chilometri, piuttosto mossi nella prima parte, con taglia per andare in fuga sin dai primi chilometri. Grazie per l'attenzione.